noi siamo nella zona di produzione del Gavi di OCG e partecipiamo al Merano Wine Festival ormai da tanti anni e da quando c'è anche biodinamica abbiamo deciso di scegliere di partecipare a questa manifestazione proprio per il tipo di produzione che noi facciamo. Questo qua è il secondo anno per noi di partecipazione a Biodinamica. Ci siamo stati l'anno scorso, quasi così per scommessa, perché noi siamo un'azienda relativamente giovane, nel senso che siamo nati nel 2009 e abbiamo iniziato a imbottigliare la nostra produzione viticola dal 2011. Per cui l'anno scorso, siccome avevamo bisogno di trovare i nostri sbocchi, abbiamo mandato i campioni a questa manifestazione, siamo stati ammessi e abbiamo partecipato con enorme soddisfazione, devo dire. Noi siamo un'azienda che pratichiamo viticoltura biologica e biodinamica dal 79. Quest'anno abbiamo vinificato 34esima volta, ma senz'altro è utile essere presenti perché certa gente cerca logicamente non solo i nuovi arrivati, siccome diventa moda, però noi abbiamo alle spalle una vastissima esperienza e conoscenza su uno strato molto più profondo e intimo verso la vita. Sono Helmut Köcher, organizzatore del Merano Wine Festival. Quest'anno abbiamo la 22esima edizione, che è iniziata col primo evento Biodinamica, poi seguirà la cena di gala e questo sarà veramente una festa, perché abbiamo anche l'ancora presidente di Stato Mikhail Saakashvili, che ha confermato la sua presenza, ovviamente insieme con altre autorità come anche il presidente della Commissione per Agricoltura Paolo Di Castro, e questo sarà sicuramente un momento molto molto importante. Momenti veramente gloriosi dove abbiamo avuto la possibilità sul palco anche di avere ospiti illustri come Oscar Farinetti, come Riccardo Illi, che hanno saputo valorizzare ed apprezzare questi sforzi che facciamo ogni anno per realizzare il Merano Wine Festival. Merano Wine Festival è una manifestazione che io credo di aver fatto ormai, questo sia il nono anno, e ho sempre visto sviluppare di più, di più, di più. È diventato veramente il cuore, l'espressione della grande cultura dell'enologia italiana.
le presenze sono in continuo aumento, quest'anno c'è il sold out tutti i giorni, è uno spettacolo essere qui presenti e sono felice che anche quest'anno i miei vini siano stati selezionati per rappresentare il meglio dell'enologia italiana. Veniamo a Merano ormai da una decina d'anni, con molto piacere siamo fra i rappresentanti forti del Teroldego, un Teroldego che quest'anno viene premiato su più fronti e questo ci dà un particolare piacere, un particolare orgoglio, per cui è uno stimolo per continuare, per fare sempre di più, sempre meglio. Merano è sempre la mia manifestazione del vino, nel senso che è quella alla quale non voglio mancare. Helmut è un uomo straordinario, è riuscito a mettere su veramente una cosa che pochissimi riescono a fare, è tornato a dare la democraticità al vino. Qui sono tutti rigorosamente uguali, il banco è uguale per tutti, ma soprattutto dietro ogni banco c'è una presenza fisica dei produttori. E questo è il momento più bello dove puoi andare a stringere la mano. E qui non c'entra più niente quanti soldi si hanno o non si hanno, qui c'è il produttore nella sua veste più bella, trasparente, pulita, semplice e a volte anche molto umile. Questo è Merano Wine Festival e vi devo dire che questa è la manifestazione alla quale non manco mai. Troviamo qua al Merano Wine Festival perché per noi questo è un grandissimo, un bellissimo palcoscenico per poter presentare sia la nostra azienda ma anche i nostri vini. Io sono il direttore della cantina Merano Burgreffler, ovvero la cantina locale qua del Merano Wine Festival. Noi come cantina del posto ovviamente tutti gli anni siamo presenti, per noi è sempre un evento molto importante, un evento di immagine, come tutti gli anni è andato molto bene, c'erano tantissimi visitatori che sono venuti appassionati di vino a trovarci, quindi credo una volta sia il festival stesso è andato molto bene, però dall'altra parte anche per noi come cantina del posto siamo molto soddisfatti. Siamo nel 2006 proponendo a Helmut Köcher una verticale di formaggi, lui rimase coinvolto per l'abbinamento con i vini e da allora siamo sempre presenti. Una bellissima festa, una location bella importante dove si incontrano tanti amici, dove si incontrano tantissimi clienti che possono rendersi conto di che cosa il Merano Wine Festival seleziona e di che cosa i prodotti italiani e non solo possono degustare e assaporare. Abbiamo anche qualche operatore, ristoratori, eccetera, che comunque riescono a, diciamo, convalidare, riescono ad apprezzare quelli che sono i nostri prodotti migliori. Show me how deep love can be. Thank you.
manifestazione dove noi è la quinta o la sesta edizione in cui partecipiamo, una manifestazione molto interessante. Vediamo che c'è riscontro negli assaggi dei prodotti e quindi nella qualità dei nostri prodotti verso i fruitori finali e verso le persone che sono dell'ambiente dell'enogastronomia. Noi è il terzo anno che partecipiamo come azienda vinicola, siamo venuti a fare visite prima, poi siamo entrati nel gruppo, diciamo, che partecipa, di produttori, partecipa a questa importante manifestazione che ormai è considerata il salotto dei produttori, diciamo. Una bellissima vetrina per persone appassionate e che si occupano del vino e lavorano nel mondo del vino. È una bellissima occasione per presentare le migliori etichette, i migliori vini delle aziende. Anno dopo anno si conferma una manifestazione di grandissimo interesse con un pubblico selezionato, una manifestazione che per noi produttori ha un risvolto, se vuole anche pratico commerciale, veramente molto importante. Anche quest'anno questo risultato non si è fatto attendere, anche quest'anno abbiamo avuto contatti che paiono molto interessanti e speriamo abbiano dei buoni sviluppi in seguito. Ci troviamo qui a Merano in una manifestazione famosissima e importantissima del vino che rappresenta naturalmente le produzioni italiane e anche, diciamo, dell'estero limitrofo. La mia azienda si trova a Guia di Vado Viadene, nel cuore della produzione del prosecco di OCG. Quindi G perché? Perché si produce l'eccellenza del prosecco e noi come azienda, essendo situati nel cuore, non produciamo la qualità ma produciamo l'eccellenza. Merano per noi è sempre un'opportunità perché ci si confronta con un mondo, un mercato neanche più nazionale ma internazionale, con clienti, importatori, specialmente dalla Germania, dall'Austria, dal nord Italia, e poi perché abbiamo l'opportunità di fare dei momenti verticali, degustazioni mirate, quindi potendo andare indietro con l'espressione più vecchia e più storica anche delle cantine. È andato molto bene il festival, questa è sempre 6.000 e passa presenze in 3 giorni. Quest'anno ho visto il pubblico particolarmente contento, le degustazioni guidate sono andate molto bene e direi un'edizione sicuramente molto positiva. Thank you.
Sono un sommelier di Bologna, ho seguito il Merano Wine Fest dal secondo anno praticamente, e l'edizione di quest'anno per me è sempre validissima, perché Merano Wine Festival non ha, per me, non ha paragoni. Diciamo che ogni volta che vengo è una cosa sublime, è sempre un qualcosa da scoprire di nuovo. Una visita eccezionale, una location stupenda, tutto favoloso. No, molto bello veramente, e non immaginavo che fosse uno scenario così interessante, e molto qualificati gli espositori a nostro avviso. Merano Wine Festival 2013, adesso siamo arrivati alla fine, 3 giorni pieni, entusiasmo, emozioni, veramente grande. Abbiamo avuto il sold out la prima giornata ed era veramente una bellissima giornata, nonostante il tempo non era proprio a favore, ma il tempo in questi eventi diventa relativo. Anche la domenica è stata una giornata bella, con un'affluenza che ha raggiunto quasi la capacità massima consentita, ma c'è stato un bellissimo flusso di persone, di visitatori, di persone appassionate, interessati, insomma è stato un pubblico grande. Abbiamo chiuso oggi, che è lunedì, con 1300 presenze, e questo è stato anche un grande afflusso. Abbiamo visto operatori del settore, un po' di tutta l'Italia. Grazie a tutti, ringrazio i produttori che sono intervenuti, che sicuramente hanno avuto un'opportunità di conoscere e di far parte di un evento che ormai ha raggiunto livelli mondiali, ma anche i visitatori che sono venuti hanno dato un elogio a questo evento. E quindi ci ritroveremo il prossimo anno dal 7 al 10 novembre 2014.